Allora, eccoci qua, arrivata, ordinata ieri, arrivata direttamente oggi che è sabato, quindi ordinata venerdì pomeriggio e arrivata oggi. Benissimo, vi domanderete cosa c'è all'interno di questa scatola, lo vediamo sicuramente insieme. Andiamo a vedere. Ecco qua, voglio fare l'unboxing direttamente con voi. Eccola qua, ve la faccio vedere, togliamo via subito immediatamente la scatola, la mettiamo da parte. E vi parlo di una moka, due tazze, della Pedrini. Io in effetti ho provato tempo fa quella là della Bialetti, però aveva avuto un pochettino di problemi perché era tutta in acciaio. Parliamo di cottura su induzione. Difficili da trovare assolutamente delle caffettiere che funzionano su tutti i piani a induzione. Benissimo, insieme testeremo questa Pedrini due tazze perché è importante una caffettiera Moka con corpo in alluminio, ma la base è ricoperta in acciaio. All'interno ci dovrebbe essere l'alluminio per mantenere quella particolare caratteristica delle caffettiere Moka, in particolare quelle che utilizziamo a Napoli. Ecco la scatola, la vedete, lo dice in modo molto chiaro: induzione. Dietro vediamo, è scappata via, intanto è già uscita dalla scatola. Massimo 800 watt. Vedremo un pochettino cosa significa questa dicitura. Avremo modo di poterla provare, dotata di valvola comunque di sicurezza. Dietro c'ha questa, vedete, questi inserti in plastica, che comunque sinceramente non sono male. All'interno troviamo le istruzioni, vedete, una caffettiera classica moka napoletana, non è molto pesante assolutamente. L'andiamo ad aprire, diciamo che è stata un po' confezionata non benissimo perché vedete è scappata via dalla scatola. Allora, ecco qua, all'interno non so cosa sia questa cosa, però all'interno vedete è in alluminio ricoperto in acciaio per dare calore, il materiale ferruso in effetti per funzionare. Quindi è una bella idea, il corpo è in alluminio ricoperto da un materiale acciaio ferroso, quindi mi sembra assolutamente tutto secondo la regola. Guarnizione in silicone, avrei preferito le classiche guarnizioni un pochettino in gomma, che quelle in silicone danno un pochettino di problemi quando l'andiamo a stringere. Però quello che a noi ci interessa, se funziona bene sull'induzione oppure sia comunque una di quelle caffettiere che alla fine non fanno bene il loro lavoro. Non ci resta che testarla. Allora, come vi avevo detto, facciamo il primo test. Allora, l'abbiamo lavata non con il sapone, una parte è stata lavata con il sapone, è stata riempita d'acqua. Faremo una prima bollitura solo con l'acqua, poi facciamo un caffè, lo buttiamo e poi la caffettiera sarà pronta. Utilizzeremo il piano induzione dell'Electrolux, questa qui dovrebbe funzionare benissimo. Proviamo ad accendere e proviamo a vedere se realmente funziona la Pedrini sul piano induzione. L'andiamo ad accendere. Andiamo a selezionare il grado di temperatura, partiamo da una temperatura a una potenza di 5, poi vediamo un pochettino come va. Allora, vi dico subito che comunque ho messo a potenza 7 perché visto che c'è solo l'acqua sto cercando di capire in effetti se la caffettiera funziona sull'induzione, questa piastra qui che è dedicata è comunque un pochettino più larga, andiamo a vedere in effetti se poi uscirà l'acqua dall'interno. Allora, ecco qua, vedete? Ci avviciniamo, vediamo un pochettino. Quindi la caffettiera sul piano induzione funziona, vi faccio vedere, avevo posizionato direttamente a 7 e è andato tutto ok, eccola qua, la vedete? Abbiamo fatto questo primo lavaggio, ora invece faremo un primo caffè che poi butteremo per, giusto per far prendere sapore alla macchinetta e per far passare il caffè attraverso il microfiltro. Allora abbiamo fatto la prima bollitura, ora abbiamo inserito sopra la valvola abbondantemente per far venire il caffè un pochettino più, come si dice a Napoli, più lasco, cioè più diluito. Ma abbiamo messo un po' meno caffè perché questo qui andrà buttato. Questo è il primo utilizzo. Vedete, abbiamo messo un pochettino meno caffè. L'andiamo a chiudere. Comunque funziona molto bene sull'induzione. La 7 esce un po' troppo veloce come potenza. Consigliamo di metterla a 5-6. Allora, questa è la caffettiera a due tazze. Mentre invece quest'altro marchio, vedete, è solo tre tazze, non la fanno due tazze. Quindi per questo abbiamo deciso di provare la Pedrini. Eccola qua. Ma io sinceramente avevo dei dubbi che funzionasse sull'induzione. Mentre invece, devo dire la verità, sinceramente funziona anche molto bene, quindi si attiva tranquillamente. Andiamo a accendere, posizioniamo direttamente 1, 2, 3, 4, 5 e aspettiamo il tempo che si prende per uscire il caffè. Vi farò sapere poi, ovviamente, anche nella piccola recensione scritta che scriverò. Allora, l'ho dovuto cambiare di posizione, ho dovuto aumentare un pochettino la potenza perché non usciva. Vedete, questo è un po' acqua e caffè perché abbiamo messo pochissimo caffè, che ho fatto vedere prima, però nello stesso tempo ho dovuto posizionare prima 8 e poi ho dovuto scendere, sono dovuto scendere come temperatura, però un pochettino lateralmente butto un po' d'acqua, forse l'ho stretta male, anche un pochettino dalla valvola, forse la temperatura è salita un pochettino troppo e la valvola è entrata in funzione.
uscito troppo veloce, vedete? In questo caso, ora questo lo butteremo perché ho un pochettino ripulito la caldaia e il microfiltro della caffettiera e ora faremo un vero caffè. Allora l'abbiamo messa ora da circa 20 Bravo. secondi, circa 20 secondi, faccio vedere, abbiamo messo anche lo zucchero, l'abbiamo messa a posizione 6, quindi vediamo e aspettiamo cosa uscirà e quanto tempo ci metterà. Iniziando a uscire piano piano, ecco qua il caffè che esce. Allora abbassiamo un po' a 6, vediamo se, perché sta uscendo un po' abbastanza. No, sta uscendo una velocità normale, guarda. A 6 7, però piano sta è metà uscendo. 6. Scendiamo a 6, vediamo un attimo se rallenta. Proprio un po' acquoso, sta uscendo un po' di acqua. Allora, stiamo facendo degli esperimenti, quindi appena esce il bollo dell'acqua bisognerebbe poi abbassare la velocità perché a 6 si scaldava la caffettiera, però non usciva il Ecco qua, si è caffè. riempita, quindi è terminato. Possiamo anche spegnere e vediamo il risultato qual Allora, è. vi spiego subito, abbiamo messo più acqua proprio per fare un test, ma la vera acqua va messa sotto la valvola. Vediamo un pochettino, mamma, cosa ne pensa. Perdo un po' più acqua. Il Ma com'è il sapore? sapore è buono, ma è troppo sciacquato. È troppo sciacquato, come si dice a Napoli, perché mia mamma ha messo veramente molta, molta acqua. Pertanto, il consiglio è quello là riportato proprio sul manuale di istruzioni, ve lo faccio vedere, vedete? L'acqua va sotto la valvola, figura numero 5, eccola qua, la vedete. Pertanto, il caffè è uscito, sull'induzione funziona e vi posso garantire che funziona al 100%. Bisogna giostrare con i comandi, quindi partite direttamente da 7, poi appena inizia a uscire l'acqua, abbassate un pochettino la potenza in modo che uscirà meno forte. Ma ripeto, il consiglio è quello là di mettere sotto la valvola l'acqua. In questo caso il caffè come è venuto buono, un po' più sciacquato, come si dice, più acquoso, per mia mamma che lo prende un pochettino più acquoso, però dipende poi dalla nostra mano. Però la cosa che ci interessava principalmente è dire che questa moka, My Moka di Pedrini, funziona sul piano a induzione. Io l'ho fatta funzionare sia qua che l'ho fatta funzionare anche su questa qua, che è proprio specifico per il caffè. Quindi nessun tipo di Quindi problema. In poche parole, la macchinetta funziona, funziona con induzione. E se avete domande, scrivetemi, sarò ben contento di potervi dare una mano. Ovviamente la troviamo su Amazon Prime, ce la spedisco direttamente a casa. Acquistata ieri, è arrivata oggi, velocissimo. Ok? Ciao a tutti.